La banca di credito cooperativo di Fano, la banca della tua città, vi invita all'ascolto di Parliamo di. Oggi è martedì 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno. Buongiorno da Anna Rita Ioni e chiudiamo in bellezza, perché quando si parla di cultura è sempre un bellissimo momento. Lo facciamo in una trasmissione che è un po' a metà strada fra un piccolo bilancio e già qualche anticipazione sulle novità della prossima edizione. Parleremo infatti di passaggi e lo facciamo con il direttore artistico, il nostro Giovanni Belfiore, che salutiamo. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao Anna Rita, buongiorno e auguri a tutti gli ascoltatori. Ovviamente, e sempre la speranza che sia un anno migliore di quello appena trascorso, però c'è da dire che per passaggi il 2019 ancora una volta è stato un anno di successi, ed è stato un anno di successi anche la versione più large, la versione allargata di Passaggi di Natale, che quest'anno ha avuto molti più appuntamenti. Sì, Passaggi di Natale si è trasformato, almeno per il 19, poi per il 2020 vedremo. Siamo passati dal singolo appuntamento a teatro, che quest'anno era con Monica Guerretore, a 5 appuntamenti in totale, dove c'erano ospiti molto interessanti. Segnalo uno fra tutti, il premio Campiello Carmine Abate. Sono andati bene, sono andati. E ovviamente con la caratteristica che è di passaggi nel suo complesso, che è quella di parlare di libri. Sì, parliamo essenzialmente di libri e abbiamo parlato anche di un nostro libro, una guida turistica di Fano, e a noi interessa soprattutto scoprire attraverso il libro le varie, come dire, sfaccettature della realtà, i problemi, le questioni irrisolte, i sentimenti, anche i casi di vita importanti. Pensiamo a Valentina Dallari, che ha raccontato la sua storia contro la malattia. È una DJ, uno la vede, l'ascolta e sembra serena e felice, ha attraversato momenti davvero molto duri. Quindi ecco, il libro come strumento di conoscenza e anche di rapporto fra le persone. Assolutamente. E allora rimaniamo un attimo nella questione bilanci prima di parlare di qualche anticipazione che come Radio Media Pater ci aspettiamo da te per Passaggi Festival, che sarà appunto l'ottava edizione, si svolgerà dal 22 al 28 giugno prossimi. Parliamo di bilancio, proprio nel senso di bilancio, perché il bilancio comunale quest'anno ha avuto diciamo un occhio di riguardo un po' per Passaggi Festival, aumentando, quasi raddoppiando, diciamo, il suo contributo. Più che raddoppiando. Sì, noi siamo contenti. Bel riconoscimento, dai. Sì, assolutamente. Siamo molto contenti di questo impegno dell'amministrazione comunale di Fano. Sappiamo che anche la Regione Marche è passata da 25.000 a 30.000 euro, quindi ringraziamo anche qui l'impegno in particolare del vicepresidente Minardi, come ringraziamo il sindaco Seri per l'impegno. C'è anche da dire che in qualche modo noi lo abbiamo chiesto e ce l'aspettavamo questo, perché nel 2013 non abbiamo preso contributi comunali. Con l'arrivo della giunta Seri nel 2014 il contributo è stato, mi pare, di 10.000 euro. Nel 2014-2015 da 10 è salito a 20.000, è rimasto a 20.000 nel 2016, nel 2017 e poi è salito a 40.000 nel 2018 e nel 2019. Nel 2020 salirà a 100.000, quindi ci sono 60.000 euro in più sostanzialmente. Ecco, però negli anni precedenti noi abbiamo avuto delle cifre molto più basse e devo dire inadeguate per i nostri bilanci. Siamo contenti che il Comune ci abbia messo alla pari con altri festival, con altri eventi. Gli altri eventi che il Comune reputa importanti sono il Carnevale, Fano Jazz, il Festival del Bordetto, la Fano dei Cesari, le manifestazioni natalizie, eccetera. Ecco, finalmente, che prendono tutte dai 100.000 in su, più o meno. Ecco, noi ci hanno messo nella posizione 100.000 euro, al pari delle altre, dopo tanti anni che eravamo molto sotto alle altre manifestazioni. Certo. Ecco Giovanni, una precisazione, perché qualcuno qui a questo punto potrebbe dire: vabbè, adesso allora siete ricchi, non avete più problema. Ecco, direi che fosse il caso di chiarire quello che vuol dire. Beh, anche dal punto di vista economico, un festival come Passaggi. Sì, noi quest'anno abbiamo chiuso, e non c'è problema a dirlo, anche perché consegniamo il bilancio in Comune, abbiamo chiuso con un passivo di quasi 29.000 euro. Un festival come Passaggi
quest'anno è costato circa 170, non siamo arrivati a 180 mila euro. Ecco, un festival simile, senza fare i nomi, basta guardare nei siti internet degli altri festival, andiamo dai 900 mila ai 2 milioni di euro. Insomma, siamo ancora oggi, nonostante il contributo del Comune, un festival con delle scarsissime risorse economiche. E devo dire che se non ci fossero delle partnership importanti, prima tra tutti, io lo dico chiaramente, Radio Fano, ma anche quelle nazionali, il Corriere della Sera, Librerie Coop e altri, noi faremo fatica ad andare avanti, perché chiaramente gli investimenti costano tanto e c'è da dire che poi noi non diamo gettoni agli ospiti, offriamo una accoglienza che ci è stata riconosciuta straordinaria con i prodotti gastronomici del territorio, perché vogliamo far conoscere Fano e la città di Fano. Ospitalità alberghiera, rimborsi viaggi, ma non diamo gettoni. Pensa cosa vorrebbe dire iniziare a pagare gettoni, cioè non ce la faremo mai. Assolutamente, e c'è da dire che nonostante questo, Passaggi Festival in 7 edizioni che si sono succedute ha richiamato a Fano veramente il meglio del meglio del meglio, scusate se lo sottolineo ancora, di quella che è la produzione saggistica di questo nostro paese, con personaggi di caratura straordinaria che sono venuti a Fano appunto perché avevano scritto un libro in quell'anno e non certo appunto per avere un gettone di presenza, e quindi diciamo venire a Fano a Passaggi Festival era una cosa da fare indipendentemente, sì, da tutto, insomma. Sì, ormai anche le case editrici considerano Passaggi Festival come uno dei principali appuntamenti nazionali dove l'autore che scrive un nuovo libro deve passare per presentare appunto la sua opera. Questo ci fa piacere naturalmente, perché significa che il festival ha acquistato autorevolezza. Assolutamente, poi diciamo che saggistica è anche, va usato in termine allargato. Sì, noi in realtà sì, abbiamo già allargato da qualche anno alla poesia e dal 2019, dal giugno del 2019 alla narrativa, cosa che, se vuoi qualche anticipazione, per certo, esempio, approfondiremo sicuramente l'anno prossimo. Il festival andrà dal 22 al 28, quindi una settimana. Cercheremo di aumentare anche il numero non solo degli incontri, ma anche delle sedi. E dove ne trovate di nuove, che ormai avete riempito la città? Ci sono altre sedi che possiamo prendere. Proveremo a chiedere per esempio la Corte del Nespolo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, vedremo cosa ci risponde. Ancora dobbiamo chiederla. Credo che non ci siano problemi, anche perché è un altro gioiellino. Diciamo, è un altro gioiello, e lì pensavamo di ospitare tutta la parte della narrativa, che è molto interessante. Qualche giorno fa ho avuto degli incontri anche con i rappresentanti dell'ambasciata albanese per portare altri scrittori albanesi. Insomma, i Balcani sono una zona estremamente interessante, ma stiamo guardando anche a Israele, stiamo guardando al Nord Africa, stiamo guardando alla Grecia, quindi sorprese ce ne saranno nel 2020. Certo, diciamo che sono tutte provenienze assolutamente non scontate. Non scontate, ecco, è quindi quello che cerchiamo di fare, anche perché a parte chi abita qui, noi cerchiamo di attirare anche visitatori da tutta Italia. E quindi è importante avere un'offerta culturale di qualità, ma anche originale. Ecco, diciamo che su questo non ci piove. Sul fatto che sia una manifestazione di altissimo livello culturale, nessuno può dire diversamente. Sempre volendo fare un po' i conti della serva, no? Sempre facendo il rapporto fra quello che si dà e quello che si ottiene invece come contributo. Ecco, diciamo che non solo è una manifestazione che dà tantissimo alla vita culturale della città, ma dà anche in senso economico, perché poi ci sono attività economiche che ne traggono beneficio. Sì, questo vale per tutti i festival, devo dire, anche per altre manifestazioni di Fano, chi più chi meno. Però avere gli alberghi pieni, i ristoranti pieni, la gente che gira per il corso e fa acquisti o nel lungomare, certo sono cose che muovono l'economia. Del resto, alcuni anni fa, mi pare nel 2001, è uscito quel bel dossier di Guido Guerzoni, professore alla Bocconi di Milano, esperto di economia culturale, si chiamava Effetto Festival, dove dimostra come i festival culturali in particolare danno una grande spinta all'economia, perché ovviamente è un turismo ricco anche quello che frequenta i festival. Tra l'altro la nuova edizione di Effetto Festival uscirà l'anno prossimo,
tra i festival principali è stato inserito anche Passaggi Festival di Fano. E devo dire che fra l'altro chi passa a Fano ne mantiene un pezzettino nel cuore. Faccio un piccolissimo inciso, proprio perché appunto Radio Fano è media partner di Passaggi Festival, quindi ha avuto occasione di intervistare in anteprima, certo, i protagonisti del festival stesso. Però mi è capitato in un'altra occasione di fare un'intervista telefonica, perché lui era a Parigi in diretta con Piero Angela. Grandissima soddisfazione, ma Piero Angela ha ricordato la sua venuta a Fano a Passaggi Festival, sottolineando appunto l'ospitalità, la bellezza della città, l'importanza culturale di Passaggi Festival. Quindi veramente queste sono persone che partecipano a manifestazioni dappertutto, sì, però rimane nel cuore. Assolutamente sì, una testimonianza simile l'ho avuta qualche giorno fa, qualche settimana fa, da Corrado Augias. Cioè ci sono personaggi che sono stati a Fano con Passaggi Festival e diventano testimonial anche involontari, perché parlano bene di Fano. Se si sono trovati bene, se hanno visto un pubblico caloroso, un'organizzazione ottima, un'ospitalità ottima, ecco, non possono che parlare bene di una città che tra l'altro è bella, è una bellissima città Fano, dobbiamo dirlo. Assolutamente, così bella che ha deciso di presentare anche una candidatura importante, ma ne parleremo subito dopo questa breve pausa. Incombenze di fine anno? Puoi contare sulla BCC di Fano. Si avvicinano importanti scadenze come il pagamento di imposte, stipendi e tredicesime. La Banca di Credito Cooperativo di Fano propone a tutti gli operatori economici un finanziamento agevolato fino a 100.000 euro ad un tasso fisso davvero interessante. Vieni ad informarti in tutti gli sportelli della BCC di Fano oppure visita il sito www.fano.bcc.it. Bene, allora Giovanni Belfiori, dicevamo appunto la candidatura a città italiana capitale della cultura per il 2021, Fano ha avviato le pratiche. Ecco, essere città della cultura ovviamente occorre presentare un ventaglio importante di iniziative culturali, di bellezza della città, di accoglienza eccetera. Ecco, secondo te quante chance ha Fano di essere città della cultura? Non mi pronuncio, mi auguro ovviamente che sia selezionata almeno tra le prime 10 e che poi possa anche concorrere alla vittoria, su questo non c'è dubbio, Fano merita. È chiaro che è molto un percorso arduo, un percorso difficile, non c'è dubbio, ci sono candidature molto forti. Ecco, io però mi auguro anche un'altra cosa, se posso permettermi. C'è una legge che è in via di approvazione, una legge sul marchio Città che legge, che finanzierà la città che legge dell'anno. Fano ha già il marchio, ha già un riconoscimento dal Centro Nazionale per il Libro e la Lettura. Ricordiamo che il Centro Nazionale per il Libro e la Lettura, che è un organismo del Ministero dei Beni Culturali, dà il patrocinio a Passaggi Festival dal 2013. Qualche anno dopo lo stesso Centro Nazionale ha concesso il marchio Fano Città che legge. Ecco, io credo che quello sia un brand importante per Fano. Noi potremmo, lavorando su quel brand, riempire gli alberghi tutto l'anno, far vivere tutto l'anno. Pensa, Annarita, a quello che vuol dire portare a Fano circoli letterari, fans di blog letterari che si stanno moltiplicando, perché internet è ovviamente uno strumento che, come dire, su questo stimola molto la creatività degli autori, e potremmo davvero diventare la città di riferimento in Italia per tutto un turismo legato al libro. Ecco, quindi spero che ci si lavori, che il Comune si impegni anche su questo brand. Certo, fra parentesi diciamo che è anche un festival con la particolarità di avere per giuria gli studenti, com'è il Festival di Letteraria, va, certo, sicuramente in questa direzione. Passaggi Festival e Letteraria sono due festival che si basano sul libro, ma ci possono essere anche il jazz, il carnevale, il brodetto, potrebbero, no, allargare, forse già lo fanno alcuni, allargare alla presentazione di libri. Spesso ne abbiamo parlato anche con Flora Giammarioli o, certo, con Adriano Pedini. Ecco, è un aspetto da non sottovalutare questo della città. E assolutamente potrebbe essere appunto anche una... E alla portata di mano, alla portata di mano di Fano. Esattamente, perché poi appunto si può fare, e sicuramente accrescerebbe l'appeal anche per la candidatura, certo, a Città Italiana della Cultura, senza dimenticare che per Città Europea della Cultura 2033 ci sono Pesaro Urbino, ma che presentano un territorio in cui, certo, ha la sua rilevanza sicuramente anche Fano. Quindi è importante
importante cominciare a lavorarci fin da adesso. Siamo in chiusura, prima di ripetere gli auguri, abbiamo parlato tanto di cultura, eccetera, eccetera. Pizzico di malizia in finale. Quale? Come hai parlato tanto anche di carnevale, eccetera, eccetera. Ecco, che pensi di Povia, ospite del carnevale di Fano? Guarda, il passaggio festival non è mai entrato sul programmi delle altre manifestazioni e non è mai entrato nelle polemiche della città di Fano, mai. Quindi non voglio entrarci. Ti posso dire soltanto che secondo me, penso anche a passaggi festival, perché una polemica del genere potrebbe capitare anche con noi. Ecco, gli ospiti sono decisi dall'organizzazione. Non possono essere i partiti politici o altro a decidere gli ospiti. I partiti politici possono legittimamente esprimere anche un'opinione contraria, ma gli organizzatori poi possono legittimamente respingerla al mittente. E inoltre, a me era capitato quando, ti ricordi quando Salvini al Salone del Libro di Torino partecipa, non partecipa, deve partecipare? Ecco, io ho scritto un piccolo intervento che tra l'altro pubblicò anche il Corriere della Sera, dove dico: le idee non si impongono con la censura. Tu la puoi pensare diversamente da Povia, ma che ti importa? Fallo venire lo stesso, non è mica un problema. Sì, no, bisognerebbe capire poi in realtà che cosa pensa Povia, perché è stato detto di tutto, sì, il contrario di assolutamente tutto. Sì. E comunque è l'ente carnevalesca che deve decidere gli ospiti, come Passaggi Festival decide i propri ospiti, in assoluta autonomia. Perfetto, grande esempio di democrazia sottolineato da Giovanni Belfiori, e siamo alla fine di questa nostra chiacchierata, e essendo l'ultima puntata di Parliamo Di del 2019, personalmente faccio gli auguri per l'anno nuovo e tu fai la tua parte. Ma certamente, auguri a Radio Fano, auguri agli ascoltatori, auguri a te Anna Rita, e beh, insomma, arrivederci a Passaggi Festival 2020. Assolutamente, e grazie per l'ascolto da Anna Rita Ioni, ci risentiamo più tardi.